esiste un gruppo di formiche nel sud-est asiatico in grado di lanciarsi in attacchi kamikaze contro aggressori della colonia. È stato visto da Johan Billen, che ha pubblicato una ricerca che mostra questa strategia difensiva delle formiche. Tutte le formiche che noi conosciamo sono in grado di emettere sostanze chimiche per allarmare la colonia e per difenderla dall'attacco dei predatori, ma le formiche asiatiche Camponotus cilindrico, appunto del sud-est asiatico, sono essenzialmente come dei veri e propri contenitori di veleno ambulante. Sono state descritte per la prima volta nel 1974. Questi insetti, quando vengono attaccati o messi in allarme, non fanno altro che gonfiarsi di veleno e rompere la membrana addominale, causando così la fuoriuscita di questa sostanza velenosa e che uccide e immobilizza gli insetti avversari che stanno attaccando. La maggior parte del corpo delle Camponotus cilindriche, oltre il 50% di tutto il suo volume, è pieno di una sostanza tossica utilizzata per la difesa della colonia. Questo composto non solo ha proprietà adesive, ma anche corrosive e irritanti. La formica in pratica si afferra, si aggrappa letteralmente all'aggressore, sacrificando la propria vita pur di ucciderlo. Le formiche afferrano il nemico con le mandibole e poi spremono il loro addome per emettere la sostanza tossica che naturalmente le porterà inevitabilmente alla morte, uccidendo entrambe. Non è un bene naturalmente per la formica, ma la colonia potrebbe essere salva. Quindi queste formiche in realtà non proteggono solo il loro nido, ma tutto il territorio di caccia della colonia. Infatti è stato visto che questi insetti mettono in atto questa loro azione difensiva e autodistruttiva anche a centinaia di metri di distanza dal nido. Le formiche in questione non sono gli unici esponenti del regno animale a commettere un suicidio per un bene più grande e nemmeno i soli insetti capaci di esplodere. Ad esempio, altre formiche condividono lo stesso sistema e utilizzano un meccanismo di difesa molto simile alle formiche kamikaze, un po' tutte appartenenti al genere Camponotus. Questa strategia di difesa pare abbia più possibilità di essere sviluppata in situazioni di estrema competizione territoriale con le altre specie. Certo, è uno scenario in cui il sacrificio di pochi può aumentare di gran lunga la capacità di sopravvivenza della colonia.